quello sotto, che dovrebbe essere questo, deve essere girato a combaciare così. Allora, uno spazio di A deve essere C. Ok, ce l'abbiamo. Poi vediamo un attimo una situazione. Allora, D sotto C vicino A. Allora, D. Ma come faccio con D? Mi sa che devo fare così. Secondo me. Così. Riprenderlo questo. E portarlo giù. Però poi se io apro così non mi fa passare nulla. Ma vediamo. Portiamolo giù. E anche questo vabbè, lo portiamo proprio giù. E questo nemmeno si muove molto bene, eh? Allora, portiamolo giù, tutto giù. E dobbiamo fare così. Portare A questo qua così. E portarlo giù un attimino. E poi lo riportiamo su. Perché serve portare questo qua praticamente qui sotto. Ok. E poi con quest'altro riportarlo su praticamente. Allora, senza far così, solo in su. Allora, ricapitoliamo un attimino. Allora, A mi sembra che andava lì. Allora, C sotto A, però parte sinistra. Ok, però restiamo così, perché sennò ogni volta. Allora, C ci sta bene lì. E la D, mi sembra, che la devo portare di sotto di 2, spostato di 1 di destra, di sinistra. Tra 1 e 2 è così. Quindi questo dovrebbe diventare D. Spostandolo di un altro e di un altro ancora, deve diventare D. E ok, e ci siamo. Quell'altri, che manca solo questo di G, lo devo portare tutto giù. Ok. Tanto sbaglio sempre qua. G. E lo devo portare tutto giù. Ok. Vediamo se ci riusciamo. Perché adesso però mi fa fare... Vediamo se c'è qualche meccanismo qua. Se potrei levarlo. No. E allora, ah ok, come dobbiamo fare, ho capito. Qua così, che se no non passa poi. Allora, ricordiamoci che era così. Questo lo portiamo, che sarebbe il D, però lo dobbiamo portare giù così. Poi questo lo leviamo, credo. Lo portiamo su. Questo lo portiamo un pochino su così, mi sembra che era. Questo facciamo così. Vediamo se l'attacca. Non ci arriva per poco. Però quell'altro sì. Allora, quest'altro. Potrei... Cosa potrei fare? Già così. E questo non so. Ah, ok. Ok, ma pensate che si sono inventati. Allora, così. E dovrebbe essere così. Però il problema, mo, vabbè, ce l'ho qua. E non è un grosso problema, perché me la acchiappo da qua e la faccio diventare D, in realtà. Allora, rivediamo un attimino. Allora, A di 1, vediamo se è giusto. A di 1, A, A, C, 1 sotto, D, allora, A, D, G, ok, D, G, D, G, questo dobbiamo cambiare. E dovrebbe andare bene. E dovrebbe andare bene, eh.
Vediamo. E funziona, infatti. E funziona. Meno male, meno male, meno male. Allora, il gameplay sarà un po' lungo questo, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the rector asked of you. Thanks, Oscar. Okay. But I still have to find the other mechanisms. È parecchio complicato in realtà. Allora, quindi quell'altro che sta di qua ci vuole. Vediamo cosa ci voleva quest'altro. Passando cosa qui. Vediamo. Cioè? Cosa è capitato? Ma no, introspezione no, ma dai. Non c'entra, questa la taglio. Hard to fall to me. Allora, qui non si capisce molto che cosa stia succedendo a sto coso. Però possiamo dedurre qualche cosa qua se riuscissimo a vedere. Però l'abbiamo rotto. Questo servirà. Vabbè, ok. Ora dobbiamo andare con Kate Walker. Allora, vediamo che cosa c'è rimasto qua. Ripara l'orchestra meccanica. Allora, ripara le tenebre sulla piazza. Ripara il meccanismo della torre dell'orologio. E trova l'ascensore. Allora, intanto questa sembra che l'abbiamo fatto, vero? E poi. Sì, questo era quello che era fatto. Ah no, questo era quello rotto. Rotto, era. Manca qualcosa qua. Ok, mancherà qualche cosa, però dobbiamo capirci. Allora, come faccio i... Forse da qua se entra, perché ecco perché forse... Il bar... Ah no, forse da qua. Però dal bar posso entrare, come? Perché è comunicante? According to the report, we can access the clock tower mechanism through this building. E io devo chiedere a lui, perché non è mica potremmo entrare, vuole mandare la torre d'orologio. Anything else I can help you with? Ok. Well, I... Dai, dai, vuoi entrare dentro la cosa d'orologio? I need to get to the back room of the shop. This shop? Sì. Yes, if you don't... I'm sorry, but it's strictly forbidden to the public. Devo entrare dentro la torre. Why would anyone want to go back there? Well, it seems that the back room has the only access to the clock tower, which is... Where I need to get. I'm sorry, but it's against company. Ma dagli i soldi. I can't allow it, Fräulein. Okay. Thanks anyway. Mannaggia, un po' di mentracce. Okay. I need to find another way in. Andiamo, leggi qua, magari impiegato del me. Te pare che era. Che era uno che per il suo eccezionale rendimento. Ma dai. Come famo? Lo devo far allontanare questo. Vediamo se Oscar c'ha qualche idea. It's all very humiliating for a sophisticated automaton like myself, you know. Vabbè, questo non c'ha idee. Però qua. The coffee vendor refuses to let us go into the back room. Avevamo capito. There might be another door, Kate Walker. Hasn't this type of shop got a service entrance? Ah, grande Oscar, è vero. Allora, qua, ok. Grande Oscar, se non c'ero mai arrivato. Vedi, Oscar serve. Stiamo a fare i ladri. I should be able to get through it. E dai.
Ma ci vuole pure la scala. Mannaggia la miseria. Right. I ought to take care of the automaton box on the clock tower front. We can inspect the box now that the van is out of the way. Ok, intanto andiamo là. Ah, eccolo, potremmo spostare questo. Interagisci, va, spingi. Vai. Beh. Vai, vai, spingi. Spingi. E dai, spingi. La forza ci vuole, Luke. Oh, vedi? Vai, op. E monta dentro. Ok, stiamo salendo sulla torre dell'orologio. Guarda, però Kate Walker è così. No, così proprio no. Dai. Good. Now I just have to find the elevator to the clock tower. Must I remind you that we are here illegally, Kate Walker? According to the report, the elevator should be okay, behind l'abbiamo the... trovato. Let's hope it hasn't been walled up since. Ah, ok, devo buttare giù queste scale. Vabbè, si capisce che sta qua dietro, però perché no? There. Ok. Sposta, dai. Vai, sposta, sposta, spostalo. Che fa? Dai, mamma mia. Dai, 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 Kate. Ce l'abbiamo fatta, eh. Manca pochissimo. Pare io che sposto i mobili. Sembra io che sposto i mobili. Che non ce la faccio con queste braccine qua. Allora. Vai, vai, spingi. Ma si è spostato sto mobile? Vai, 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 che c'ha stiamo a fa. Vai, 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 che dovevo cliccare in un certo ritmo, ok. Ho capito, mo. Ho capito. Vai, vai, ce l'abbiamo fatta. Vai, un po' di forza, olio di gomito. Ok, ok. Tanto sai com'è contento quello che gli siamo entrati dentro al negozio? Ok, c'è un ascensore. Ma funzionerà? Guarda se rimaniamo dentro, eh. Cerchiamo di capirci qua, eh. Ah, posso salire, ok. Intanto tu... Ah, però lì c'era una... Aspetta, vediamo che c'era tipo una cosa da toccare qua. No, osserva, intanto osserva da qua, perché magari... Still magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they were activated. Allora. Andiamo ad andare un po' veloci. Ah, ok, qua c'è il meccanismo. Ispeziona, osserva. Ispeziona. Vabbè, non funziona, no. Ah, no, però qualcosa si ha. Ah, ok, la chiave... Vediamo. No. Sto facendo del tutto a caso io, eh. Però pare che abbiamo fatto rifunzionare. E rifunziona. Guarda se scoppia tutto, eh. Quelle grandi porte, cioè. Quindi...
Ma qua cosa c'è? Ah, qua c'è qualcosa da prendere. Ah, questa ci serviva. Che di fuori? Looks like spare parts for automatons. Prendi, prendi. Che serve tutto qui. Allora, ispeziona e devo girare la manovella sicuramente. Allora, osserva. I should be able to unlock the doors with that mechanism. Ecco qui, Gira. Eccolo qua, eccolo qua. Si è aperta la porta. Ok, mo dicono tutti e che è. Allora. Let's see what's next. Qui l'abbiamo fatto. L'automa, ok. Ma magari io vi taglio questo pezzo perché... Ma finalmente siamo usciti dalla piazza. Cioè dalla piazza. Siamo rientrati nella piazza. Siamo usciti dalla cosa torre dell'orologio. E... dobbiamo riparare gli automi della piazza. Ok. Allora. Intanto dobbiamo andare, credo, qua. E non mi sembra di... Ah, ok. Lì, laggiù. Ok. Facciamo così. Andiamoci velocemente. Dovrebbe stare qua, sì, eccolo. Perché qui c'era il furgoncino. Niente, allora andiamo qua a vedere. Allora, dobbiamo passare da Dana Rose. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo qua. Dovrebbe stare qua sto marchingegno, credo. All'incirca. No, qua. Vediamo un po'. Dove sta quel marchingegno lì all'angolo? Ah, eccolo, ok. Vediamo un po', ispeziona. Allora, innanzitutto... Ah, ok, vediamo qua, ispeziona. 4, 2, 5, 3. Scriviamocelo con la penna di Violetta. È vero, è lei? Non è mia, ovviamente, non pensate male, è di mia cugina piccola. Era piccola, ora ancora più, è sempre piccola in confronto a me. Allora, 4, 2, 5, 3. Giusto? 4, 2, 5, 3. Non fa una piega. E però vediamo qua dentro come è posizionata la roba. Allora, questo è la chiave che probabilmente dovremmo mettere, non lo so, vediamo però. Allora, vediamo qui gli spartiti come stanno messi. Vabbè, abbiamo la foto di prima che abbiamo fatto col cellulare. Ok, ripassiamo a Kate Walker, magari facciamo anche così che è facile, dai. Facciamo meglio così. Allora, abbiamo detto 4-2. Se ce lo fa fare, sì, assolutamente. 4 2 5 3 5 3 Forse devo muovere qui? E però è così, eh? Ah, però è di dietro, ok. Quindi, quanti sono gli scatti? Qua dobbiamo fare ragionamento. Allora, la parte centrale è questa e mi va bene. Però quanti scatti potrebbero essere? 1, 2, 3, 4. 4 scatti, vediamo, se è vero quello che dico. Allora, che se noi mandiamo dietro, dietro... dietro dovrebbe essere così. Vediamo un attimo. Dietro, 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 dietro e così. Vediamo, dietro. No, facciamo così allora. Partiamo dal 4. Dietro. Dietro, dietro e dovrebbe essere 8. Vediamo se è vero. Allora, dietro, 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 dietro. Dovrebbe essere così.
No. Vediamo se abbiamo sbagliato qualcosa qua. Mannaggia. Vediamo se magari ci dice il codice questo. Che non si capisce bene così. Allora, vediamo un attimo. Dietro, vediamo cosa dice questo. I was lucky there was only one part needed changing in this mechanism. E come facciamo a capirlo? Il codice giusto? Perché nemmeno posso. Perché non è mai 4253, è logico. È 1, 2. Allora, ipotizziamo uno che sia da specchio, diciamo, dall'altra parte. Eppure. Allora, intanto è 4. Allora, da come vediamo noi è 4-2. Lo vediamo così, 4-2-5-3, no? Ammesso che sia 5-3. Mettiamo 5-8 un attimino, per tanto per curiosità, no? 5-3. Allora, la logica mi dice ta di 1, ta di 2. Ta di 3 e ta di 4. Ok, quindi 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Forse è 1, 2, 3 e 4. Niente. Forse è un altro? Vediamo. Eccola qui. Qual era la combinazione? Comunque fate per 5 volte. Per 5 volte, tanto poi lo vedete nel video, insomma. Per 5 volte dovete girare il numero, quello là del centro. Fate 1, 2, 3, 4 e 5 e lo fate tutti quanti. Allora, mo qua è un bel macellone. La Dana Rose. Facciamo così, allora. Cerchiamo di capirlo meglio. Perché quello è aperto. Ok, allora dobbiamo fare. Io ho fatto la foto sul cellulare. E così riesco a capirlo anche meglio. Senza che faccio con Dana Rose e quant'altro. Allora. Dovrebbe essere questa, sì. Allora, vediamo un po'. Questa deve essere chiusa. Questa corrisponde a questa qua. Allora, la prima è chiusa. Questa la seconda. Però qua cosa fa? Ah, pure questo c'è da fa. Allora, mettiamo così. No, però non va. Perché non va così? Allora, i tre cosi qua, ok. Vabbè, intanto apriamo questo. Però forse devono andare così. Però questo va lì. No, non va liberato questo. Aspetta. Qual è questo? No. Qua è un marchingegno maledetto, eh. Allora, questo qual è? Ok, questo qua. Questo va aperto. E ok, così. Questo va messo all'incirca. Così, perché va a tappare il buco. Sì. Poi c'è questo qua. È aperto e quindi corrisponde a questo sotto, credo. Ok, poi quello sotto, questo qui è chiuso e sta benissimo così. Quell'altro che dovrebbe corrispondere, dovrebbe corrispondere a quale? A questo qua? No, dovrebbe essere, vediamo se è questo invece. Dovrebbe essere chiuso, ma non in codesto modo, ma in un modo diverso, così. Credo che sia così giusto. No. Deve essere dopo. Credo così. No, perché bisogna delle cose così, però vediamo se. No, dovrebbe essere così. Sì, esatto. E poi
Vediamo, questo qui deve essere aperto. Ok. Quindi dovrebbe essere questo. Dovrebbero essere aperti tutti e due e messi così. Ok. Quello sotto, che dovrebbe essere questo, deve essere girato a combaciare così, credo. Sì. No, però non me lo fa combaciare, perché? Vediamo, magari un altro. Ok, questo così. E poi sotto deve essere chiuso e qua non ci deve stare per niente questo. Deve essere tutto aperto. Allora, ricontrolliamo un attimino. No, questo deve essere... Però... Non è così. Vediamo se questo... No, questo non gira tutto. Però perché qua non me lo fa girare? E non è così là sotto. Allora, qua ok. Qua ok che è così. Qui è così. E qua come si gira qua sotto? Non lo so. Poi andiamo a quest'altro, sempre dalla foto che ho fatto io. Perché è importante farle queste foto. Allora. Qui mo è da capire. Allora, c'è una chiave di violino, però non mi fa... Come facciamo qua? E questo non gira? Allora, cerchiamo di... Questo è tappato. Capirai qua mo. Allora così. Questa va così perché va a scendere a nota, diciamo, per farvi capire un po' meglio. Qua mo. Questa. Allora questa no, questa non può andare qua. Cioè ci si mettono pure in ceppi degli ingranaggi così. Allora, questo è chiuso. Questo ok. Questo ok. Però deve fare una specie di cosa. Anzi, nemmeno così. Deve essere. No. Vediamo se è questa. No, assolutamente. Allora, vediamo se questa la portiamo su. Potrebbe essere così. No, l'altro verso. Però. Dopo non ho la legatura qua. Allora questo deve andare. Allora ok, questo deve andare. Qua è complicato, eh. Allora, da capire. Allora così ok. Questo pare che sta a posto. Quest'altro va così. Quest'altro fa la curva e vanno così. Ok. Questo qua dovrebbe andare così dritto. E quell'altro storto. Però questo devo fare così un attimino. Capisce un po' di più. Dovrebbe essere così. Questo deve guardare così. E quest'altro deve fare così, credo. Ok, quest'altro resta libero così. E questo qua deve essere aperto e messo su. Ah, però qua mo... Complicato, eh. No, c'è quest'altro che deve andare qua sopra. E come faccio? Allora, questo deve andare così. Ok, quello l'abbiamo fermato. Poi, qui fa così. Allora. Tatta. Questo così, credo di sì. Questo così e basta, è finito. Poi che dobbiamo fare? Vediamo se può andare bene. Allora, ispeziona. Cos'è questo? Dobbiamo... It's locked. È chiuso. Perché è chiuso? Vediamo. Che cosa è capitato? Magari adesso si aziona, non lo so. Ok, zitti tutti che forse ce l'abbiamo fatta.
wrong. Cosa non va? Però l'ho fatto tutto esatto, perché? Perché è cambiata quella cosa? Non è che è cambiata, è... Non mi dà... Adesso sì, però, vedi? Ah, però qui c'è da tappare con... Così. Ok. Gli altri stanno tutti messi bene. Quello è aperto, quello sopra è aperto. Quello ok, quello ok. Quello è aperto. Quello è chiuso. Ok, qua stiamo bene. Qua dobbiamo controllare. Allora, ricontrolliamo. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ok. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta e ta. Forse solo quella cosa che mi impediva. Vediamo. Vediamo, eh. Perfetto, perfetto. One more to go. Ancora uno, signori. Ancora uno e ce l'abbiamo fatta, finalmente, eh. Allora, qual è quell'altro? Era questo. Ok. No, era questo? Ah, perché certo, gli devo mettere... Gli devo mettere il coso qua. Ok, e abbiamo risolto, eh. Vediamo. Ah, ok, questo qua, parte meccanica. Perfetto, perfetto. Proviamolo. Li abbiamo sbloccati tutti, praticamente. Ora dobbiamo suonare il piano. Ok. I think this is the last one. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. Allora, io farò un bel video a parte sulla soluzione di questo enigma, così è un po' più facile per voi. Anzi, forse farò tutti per tutti gli enigmi. Però questo in particolare perché è bello tosto, insomma. Allora, vediamo qua, ispeziona per vedere. Ok, qui è tutto aperto, all osserva. The are perfetto. Allora. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect. Kate ok, Walker. Però io devo capire come suonare mo. I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. Come suonare mo? Vabbè, qua non è difficile, l'abbiamo visto, insomma. Allora, intanto azioniamo qua la leva, credo. No, devo fare qui per forza. Ispeziona. Che devo fare? Ah, beh, lo spartito, certo. Non mi dica che mo ce lo metto spartito di quella. Rapporto di rete portafoglio. Ma le vetture no. Ah, ok, questo. Ok, the sheet music is in place. Ok, the sheet music is è in al place. Suo posto. E va bene. L'abbiamo fatto. E mo. Come si fa qua? Vediamo che lo fa in automatico, perché se no io no, eh. Ok, credo che adesso si possa azionare. Devo suonare pure il pianoforte. Non funziona. Ah, ok, perché qua c'è qualcos'altro da fare. Vediamo. No. Però qua sì. Ah, ok. Devo girare queste cose. Potrebbe essere. Così, ti pare? Vediamo. Non mi convince la cosa, eh. That doesn't work. E non funziona, no. Allora. Vediamo un attimo. Che devo sbloccare questo marchingegno. E capire come fare. Cos'è questo pulsante? Ah, perché blocca? Pensate. Ma pensate che si sono inventati. Poor little thing.
There is no need to get sentimental, l'automa è stato fatto per uno scopo preciso, non funzione di nozione di sentimento. Indeed, I would go as far to say that it was a basic monofunctional automaton, unlike some of us more evolved automatons built to serve several purposes. E mo? E ci metto di... No, te pare che ci dovete Oscar. Wait, Kate Walker. Ma che spettacolo! A highly evolved automaton. Yes, and built to serve several purposes. Che spettacolo, da Criceto! E tiramo giù, Ma che spettacolo! Ma che spettacolo! Corri, Oscar, corri! Any of your irritating habits, Kate Walker? Look on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Ma non gliela fa più. And make use of it like the rector said. Allora, mo se devo imparare a suonare piano? Io non ci credo, Mannaggia, mo il pianoforte se devo mettere a suonare. Spero che lo faccia in automatico, se no alla fine. Te prego. Meno male. Meno male, almeno non è come de cosa là, Marta is dead. Non so se posso farvi sentire la musica, io cerco di parlarvi sopra perché se no mi fa copyright, signori e signore. Tanto passano gli aerei qui. No, veramente, veramente. Tosto come enigma, perché questo mi è piaciuto moltissimo, però diciamo basta avere l'accortezza di fare le cose giuste, Ok. Non so se mi danno il copyright, mi dispiace, ma devo parlarci sopra. Però veramente guardate che bellezza. Il gioco è poco da fare, è bello. È bello. E adesso escono tutti gli automi. Che bella, la gente non ha mai vista una cosa del genere. E niente, mettiamoci a suonare, Kate Walker. Meno male che ha studiato pianoforte, se no ci toccava fare noi. Bello, bello, bello. Mi piace veramente. E niente, Oh, Edimo è contento il signore dell'Accademia. Gliel'abbiamo fatta. Gliel'abbiamo fatta. È contentissimo. Esce pure questo, l'impiegato dell'anno. Perciò se ripercorriamo la storia di Kate Walker con Dana Rose, si capisce che è una parente per forza. La nonna, la madre, mo vediamo. Tanti cigni. Brutta inquadratura questa però, Forse l'avrei fatta meglio. Ok. Tutto quanto dei ricordi, che bello. Bello. E mo qua c'è sta il copyright, mese in chiappetta. Ha avuto un ricordo? Un flashback? E mo quelli di Grammo? Is everything all right, Kate Walker? It's the same, exactly the same. È la stessa delle cose, del Carillon. I just played with the automatons, Vaughan's hymn. It's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough. Because it means that there must be a link between Vaughan, my mom, and probably Dana too. Dana, who looks so much like me. E quindi la madre, ci siamo arrivati? I don't know, but it's possible, and you can be sure as hell that I'm gonna find out as soon as I've picked up Dana's trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. Okay. Did I already mention how humiliating I think this is? Io credo però che non sia così scontato che sia la madre o la nonna, perché è troppo, troppo, come si dice? Troppo ovvio, no, non lo so, non so che dire.
Allora, il gameplay può finire qua, è durato parecchio, io non so se lo taglierò in due parti oppure no, mo staremo un po' a vedere se riesco a fare qualche cosa fatta bene, ma sicuramente ci farò una guida appropriata per fare questo enigma. Il main arancione vi saluta insieme a Fringenzio dentro di me. Ciao ragazzi, è stato bello! È bellissimo sto video gameplay, speriamo che gli sia piaciuto, vero Fringe? Sì, sì, se gli sarà piaciuto che sì! Speriamo, speriamo. Il Mena Arancione vi saluta e vi aspetta nel prossimo video gameplay. Continueremo la storia di Dana e Kate e la madre sua. Ciao!